Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master K. Io sono il Master K e il vostro ospite su questo canale. Con questa settimana iniziamo a parlare degli incantesimi, sia dal punto di vista meccanico che cominciando a introdurre qualcosa del lore. Non vi preoccupate, se siete sopravvissuti allo scorso video, da qui in poi è tutta discesa. Il discorso che inizieremo oggi lo porteremo avanti probabilmente fino alla fine della stagione. Però non perdiamo altro tempo, questa settimana andiamo a parlare delle 8 monolitiche scuole degli incantesimi. Per prima cosa voglio premettere che, a differenza degli altri video del D20 System, tutto quello che dirò da questo video in avanti riguarda nello specifico Dungeons & Dragons e i suoi derivati, da 3.0 a 3.5 e Pathfinder. Se state utilizzando un altro gioco del sistema D20, può darsi che le scuole di magia siano diverse o che siano del tutto assenti. Mi dispiace, ma prendere in considerazione tutti i sistemi magici di tutti i giochi del D20 System è un'impresa che francamente va al di là delle mie capacità, almeno per ora. Comunque, la maggior parte degli altri sistemi sono derivati da questo, quindi la maggior parte delle cose dovrebbero essere uguali. Per sicurezza, comunque, non date per scontato quello che dirò io in questi video, ricontrollate sempre sul manuale del gioco che state utilizzando. Chiarito questo, torniamo a noi e andiamo a vedere quali e cosa sono le scuole degli incantesimi. Le 8 scuole di magia sono macro categorie di incantesimi che raccolgono al loro interno altre scuole più specifiche e servono a fare una prima scrematura su che cosa fa un incantesimo e quali sono le regole generali che lo governano. Molto spesso questo esiste sia a livello di regole, ogni incantesimo ha una sua scuola che serve al giocatore, al master, per sapere immediatamente quali sono gli effetti possibili dell'incantesimo e grosso modo a che cosa serva nel gioco, ma possono esistere anche all'interno del mondo di gioco stesso, soprattutto gli incantatori arcani, soprattutto i maghi, che danno grande importanza alla conoscenza e allo studio, organizzano le loro scuole, i loro istituti di insegnamento della magia attorno alle scuole degli incantesimi. Questo potrebbe prendere la forma di varie accademie o varie maghi specialisti che si specializzano in una singola scuola e insegnano principalmente quegli incantesimi ai loro studenti. Potrebbe trattarsi di corsi diversi all'esterno dello stesso istituto magico, magari per ambientazioni meno medievaleggianti, più spostate sul contemporaneo, uno studente di magia per diventare effettivamente un mago dovrebbe superare una serie di esami e magari salteranno fuori cose come necromanzia generale, invocazione 4 o cosa del genere. Chiunque abbia frequentato un ambiente universitario, abbia fatto l'università, probabilmente ha esattamente in testa che tipo di organizzazione potrebbe saltare fuori. Per dare una breve descrizione delle scuole di magia, in modo da sapere di cosa stiamo parlando, cominciamo dall'abiurazione. L'abiurazione è la scuola di incantesimi che negano gli altri incantesimi o proteggono gli incantatori dalla magia avversaria. La scuola del counterspell, se volete metterla così. Gli incantesimi di abiurazione vanno dall'antimagia, che è proprio la negare un incantesimo quando sta venendo lanciato, alla creazione di barriere sia esoteriche che fisiche che impediscono che l'incantatore prenda danni o che impediscono che l'incantatore sia soggetto a particolari condizioni,
sia incantesimi che rimuovono alterazioni magiche o effetti altri incantesimi da altri bersagli. Molto spesso gli abjuratori sono detestati dagli altri maghi perché sono quelli che rovinano il gioco alle altre scuole di incantatori. Gli incantesimi di ammaliamento sono quelli che vanno a influenzare la mente del bersaglio. Sono incantesimi che distorcono la percezione che il bersaglio ha dell'incantatore e in linea generale lo influenzano in maniera positiva nei confronti dell'incantatore stesso. Sono gli incantesimi della serie Suggestione e Charm su persone, quelli che fanno ritenere a qualcuno che l'incantatore sia un suo amico. La scuola dell'ammaliamento ha due grandi sottoscuole, la scuola del charm e la scuola della compulsione. Gli incantesimi di Sharp vanno proprio a influenzare il modo in cui il soggetto percepisce l'incantatore. Normalmente per far ritenere che l'incantatore sia un proprio grande amico o comunque una persona degna di grande rispetto, ma non influenzano direttamente le azioni del bersaglio. Per influenzare le azioni del bersaglio direttamente, invece, c'è la scuola di compulsione. Gli incantesimi di compulsione alterano proprio la mente del bersaglio, lo costringono a fare azioni che non avrebbe fatto, azioni contro la sua volontà o contro il suo interesse. A seconda dell'incantesimo, alcuni permettono di influenzare il bersaglio immediatamente, altri più potenti permettono all'incantatore di gestire le azioni del suo bersaglio per lungo tempo e magari al verificarsi di determinate condizioni nel futuro. La scuola di divinazione tra tutte le scuole di incantesimi è quella dedicata alla conoscenza e alla sapienza, sia in maniera mistica che in maniera molto pratica. All'interno della scuola di divinazione sono presenti incantesimi che permettono al mago di scoprire la locazione di uno specifico oggetto, di vedere il presente, il passato e il futuro, di trovare oggetti nascosti o scoprire segreti. Molto spesso la scuola di divinazione dalle persone non all'interno del circuito magico, dagli incantatori non studiati, è chiamata la scuola di rabdomanzia. La divinazione ha una principale sottoscuola, la sottoscuola dello scrutamento. La scuola dello scrutamento si dedica al creare quelli che sono chiamati i sensori magici, cioè dei punti immaginari a cui il mago può avere accesso a grandi distanze, che gli permettono di vedere o sentire, più è potente l'incantesimo, migliore sarà quello che vede e sente, cose che avvengono in maniera lontana, cose che avvengono nell'immediato presente, e permettono al mago quindi di scoprire i segreti scomodi degli altri personaggi. Inutile dire che buona parte delle applicazioni militari della magia sono metodi per lanciare le divinazioni sui propri avversari e metodi per impedire che i propri avversari lancino divinazioni su di sé. È universalmente riconosciuto che i maghi divinatori sono i più potenti tra gli incantatori. Nonostante la divinazione non contenga alcun incantesimo che possa direttamente danneggiare qualcuno o potenziare il mago, la capacità di sapere le cose in maniera affidabile, fondamentalmente a volontà, rende i divinatori preparati a praticamente qualsiasi evenienza. La scuola di evocazione è una delle più grandi e contiene tutti quegli incantesimi che trasportano energia o materia da un posto all'altro o vanno a manipolare l'ambiente per creare nuove cose. E la scuola di evocazione è probabilmente quella tra le più grosse e più duttili dell'intero sistema delle scuole degli incantesimi. Sotto di lei sono presenti varie sottoscuole specializzate in specifici tipi di trasporto e spostamento.
la sottoscuola più classica, che rende iconica l'intera scuola di evocazione, e la sottoscuola di convocazione, quella che è in grado di prendere oggetti o creature da qualche luogo remoto, che potrebbe essere anche un altro piano dell'esistenza, e trasportarne una copia ai comandi dell'incantatore. È il classico incantesimo di evoca mostri o evoca alleato naturale. L'incantatore richiama un demone dall'abisso per farlo combattere contro i suoi nemici. Normalmente quello che viene evocato non è la creatura di per sé, ma un'immagine riflessa della creatura di per sé. Quindi al termine dell'incantesimo la creatura si smaterializza, anche se dovesse essere uccisa durante il combattimento, la creatura reale in realtà non ne avrebbe delle conseguenze, e normalmente dura per un tempo limitato, poi dipende da incantesimo a incantesimo. Al contrario, la sottoscuola del richiamo strappa letteralmente il bersaglio dal punto dove si trova nel multiverso per portarlo dove e quando l'incantatore ha deciso. Una creatura richiamata è a tutti gli effetti fisicamente presente lì insieme all'incantatore, o dove l'incantatore ha deciso che doveva essere. Sono incantesimi di livello molto più alto, però dato che richiama la creatura di per sé, la creatura non ha limiti a quello che può fare e potenzialmente potrebbe a sua volta evocare altre creature ad aiutarla. Sono considerati anche tra gli incantesimi più pericolosi, perché molte entità planari, se fisicamente presente sul piano materiale, potrebbero causare non pochi problemi ai locali e soprattutto non essere poi così intenzionate ad andarsene una volta che hanno finito di lavorare per l'incantatore. Summa massima della scuola di evocazione è la sottoscuola di creazione. L'incantatore manipola la materia intorno a sé per creare fisicamente un oggetto dal nulla. A seconda del livello dell'incantesimo, del livello dell'incantatore, questo oggetto potrebbe essere permanente o potrebbe durare solo per un periodo di tempo specificato. Però è qualcosa che effettivamente l'incantatore ha generato nel mondo reale con la pura forza della propria magia, se vogliamo metterla così. Molto importante, all'interno della scuola di evocazione c'è la sottoscuola di guarigione, che richiama energia positiva dai piani e permette all'incantatore di curare le ferite di una creatura, di rimuovere effetti dannosi alla creatura e ai livelli più alti di richiamare l'anima della creatura dai piani e riportarla in vita. Tutti gli incantesimi che curano le ferite o risorgono i personaggi normalmente fanno parte della scuola di evocazione. Come il mago evocatore è in grado di richiamare creature da altre parti lì dove lui è anche in grado di prendere se stesso e spostarsi in altri luoghi. Questa è la sottoscuola del teletrasporto. A seconda di quanto è potente l'incantesimo e l'incantatore, il teletrasporto potrebbe spostare l'incantatore di pochi metri da una parte all'altra, o potrebbe prendere l'incantatore e il suo intero gruppo e magari qualche altra dozzina di persone e rimaterializzarlo istantaneamente in un qualsiasi altro luogo del multiverso. Inutile dire che il teletrasporto è una di quelle cose pericolose per chi le lancia. Non di per sé, però rimaterializzarsi all'interno di una roccia solida, diciamo che è un'esperienza che ti fa passare un brutto quarto d'ora. La scuola dell'illusione è la più bistrattata tra le 8 scuole degli incantesimi. I maghi illusionisti si specializzano non nel fare qualcosa, ma nel far sembrare di star facendo qualcosa. La scuola di illusione ha due grandi macroscuole al suo interno. La sottoscuola di finzione, che è quella che si occupa di far sentire dei rumori dal nulla,
vedere immagini che in realtà non sono presenti, creare ologrammi, creare false sensazioni. Gli incantesimi di finzione di basso livello potrebbero far sentire un rumore alle spalle del personaggio dove in realtà non c'è alcun rumore, o dare la sensazione di aver visto con la coda dell'occhio qualcuno muoversi alle proprie spalle anche se non c'è nessuno. L'altra sottoscuola che ha aspetti un attimo più sinistri è la sottoscuola dell'allucinazione. L'allucinazione si basa sulla manipolazione mentale diretta del bersaglio. L'illusionista dell'allucinazione crea immagini all'interno della mente del suo bersaglio per influenzarne il comportamento. Alcune di queste potrebbero essere così disturbanti da danneggiare l'avversario, o nel caso dell'allucinazione mortale, che è l'incantesimo più temuto della sottoscuola, creare immagini così spaventose che il bersaglio rischia seriamente di morire dalla paura per averle viste. Sempre all'interno della scuola dell'illusione ci sono le sottoscuole di mascheramento e di trama. La sottoscuola del mascheramento si specializza nel far sembrare che le cose siano in un modo diverso da come sono realmente. Crea travestimenti magici. Occulta le proprietà magiche di un oggetto e cose del genere. La trama, invece, è appunto la scuola, sottoscuola che crea paesaggi fittizi, sensazioni fittizie e non nasconde un singolo bersaglio, ma nasconde il mondo intero al bersaglio che ne è colpito. Ultima sarà le sottoscuole dell'illusione e la sottoscuola delle ombre. La sottoscuola delle ombre è qualcosa che sta a metà tra l'illusione e l'evocazione. Gli illusionisti delle ombre sono in grado di creare dei costrutti semisolidi dall'ombra e utilizzarli per fingere altri incantesimi. Un incantesimo di ombra di un'evocazione potrebbe creare un mostro di ombra che effettivamente possa ferire gli avversari, o creare una palla di fuoco di ombra che effettivamente possa colpire i bersagli in un'area. La grande debolezza della sottoscuola dell'illusione è che, normalmente superando un tiro salvezza sulla volontà, se ci si accorge che quello che si ha di fronte non è qualcosa di reale, probabilmente l'incantesimo non sortirà alcun effetto, l'illusione si rompe e quindi per quanto possa essere potente l'incantesimo, in realtà sarà inutile sul bersaglio. Ovviamente, più un incantesimo illusione è potente, più è difficile capire che si sta effettivamente avendo un'allucinazione e non subendo una reale conseguenza del qualcosa. La scuola dell'invocazione è quella preferita da chi vuol fare cacciara. Invocazione è la branca della magia che studia come materializzare energia dal nulla e manipolarla per i propri scopi. All'interno di questa scuola è presente la maggior parte di incantesimi di danno diretto verso un bersaglio, dal dardo incantato alla palla di fuoco. Tutti quegli incantesimi che creano un'enorme quantità di energia e la sparano in faccia a qualcuno, normalmente ricadono dentro la scuola dell'invocazione, temuta da tutti quelli che non sono incantatori, è la scuola della necromanzia. La necromanzia è la scuola magica che si occupa della manipolazione dell'energia negativa. I suoi effetti vanno dall'iconico creare non morti, che infondendo energia negativa nei cadaveri può, a seconda del livello dell'incantesimo, rialzare scheletri e zombie per farli combattere contro l'incantatore, al generare veri e propri abomini controllati dall'energia negativa, come le meraviglie d'ossa che sono alte decine di metri, ha effetti di energia negativa più diretti, come il dito della morte che infonde energia negativa nel bersaglio e rischia di farlo crollare in polvere,
a cose anche più triviali come l'incuti paura che, esplodendo una piccola dose di energia negativa contro il suo bersaglio, lo spaventa e lo induce a scappare. Molti degli incantesimi di necromanzia o sono incantesimi intrinsecamente malvagi o comunque hanno pochissimi scopi che non siano quelli di danneggiare. Questo ha dato all'intera categoria dei necromanti, diciamo, una brutta nomea. Effettivamente però possono esistere anche necromanti che non siano delle cattive persone. Però è una scelta alquanto bizzarra per qualcuno che voglia fare il bene, scegliere di specializzarsi nella scuola di necromanzia. C'è da dire che la scuola di necromanzia è tra tutte quella che contiene gli incantesimi più differenti e più variegati, quindi uno specialista di necromanzia a parità di abilità e livello con un altro incantatore potrebbe avere accesso a un arsenale magico molto più adattabile alle varie situazioni. Gli incantesimi della scuola di trasmutazione prendono qualcosa e lo trasformano in qualcos'altro. Alcuni hanno effetti spettacolari, come il polymorph che trasforma il bersaglio in un'altra creatura. Altri hanno effetti più sottili, ma tutti gli incantesimi che modificano il profilo del personaggio, come forza del toro o splendore dell'aquila, che aumentano i bonus alle caratteristiche, sono effetti della scuola di trasmutazione. E non dimenticate quasi tutti i potenziamenti delle armi, dato che prendono le armi e le rendono più efficienti, sono considerati incantesimi di trasmutazione. Esistono anche incantesimi che non appartengono a nessuna delle 8 scuole. A volte sono chiamati incantesimi senza scuola, altre volte vengono, per motivi burocratici, aggregati tutti insieme in una nuova nona scuola chiamata la scuola universale. Questi incantesimi sono le cose più disparate. Vanno dal sigillo arcano, che è fondamentalmente un modo magico per firmare, ai potentissimi incantesimi di desiderio che possono simulare una quantità enorme di effetti magici in un singolo incantesimo. Normalmente gli incantesimi di scuola universale sono anche considerati tutti quegli incantesimi che non hanno delle regole scritte definite, ma che vengono usati per produrre altri effetti magici in gioco, come gli incantesimi usati per incantare armi e armature o per creare gli oggetti magici. Gli incantesimi universali non hanno nulla che li accomuna tra di loro se non a piccoli gruppi. In realtà decidere se gli incantesimi universali fanno parte di una scuola o no è più che altro una questione di flavor da parte del master che una vera e propria decisione che ha a che fare con la meccanica del gioco. Diciamo che per questo video è tutto. Questo dovrebbe avervi dato un'infarinatura generica per quanto riguarda le scuole e gli incantesimi. Settimana prossima ci sarà l'arte del masteraggio. Tra 2 settimane magari andiamo a vedere un attimo la parte proprio di regole meccaniche, aree, effetti, raggi. Adesso devo vedere, devo organizzarmi. Per il resto, se ci sono domande, dubbi, perplessità, come sempre scrivete nell'area di discussione qui sotto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo, che aiuta a crescere il canale. Mi piacerebbe sapere da voi se e come gestite le scuole di magia all'interno delle vostre partite, o se giocate un sistema di 20 che non ne ha bisogno. Per il resto, io sono il Master Kae, noi ci vediamo al prossimo video.